quando mai cosa ti devi mettere? Però un nuovo percorso con Loris. Mi stava dietro. Sa, Marek, papà, facciamo lo zaino. Comunque la scuola elementare. No, mamma, perché il nuovo percorso? È un nuovo percorso, Marek, è un nuovo inizio. Vieni. Lui al nuovo percorso aveva paura, si metteva dietro di me. Amore, perché non tutti siamo con la dietro. Perché dentro aveva conforto. Marek, vieni. Dai, Marek, a te l'onore di aprire lo zainetto. Eh? A te l'onore di aprire lo zainetto. Ma è più grosso di questo zainetto, guarda, tutto. Proviamo l'etichetta. La lucetta alla fine non si è mai accesa. Amore, dobbiamo trovare il modo di capire come si fa. Ma domani come lo metti? Con il videogioco o con quell'altra cosa? Con il videogioco. Con questo, con il joystick qua o con quell'altro? Con questo. Allora, forza e coraggio. Togliamo questa roba da dentro. Allora, portapenne, togliamo questo. Perché comunque guardate tutte le cose che ho comprato per le elementari. Anche il tuo diario, vieni. Guardate. Wow. Il diario lo mette papà, tieni papà, mettilo nella tasca davanti. Nella tasca davanti? Sì. Eccolo qua. Mamma ti mette l'astuccio con le matite. Dobbiamo comprare un temperino. È giusto? Di quelli là. Serve un temperino. Così con il cestino. Il temperino c'è. Cosa vuol dire il conforto? Conforto? Vuol dire che si appoggia a te, no? Se vede che tu non hai paura, non ha paura. Infatti lui perché aveva paura? Perché non tutti quanti sono coraggiosi, hanno paura. Dai, io metto il portapenne questo qui, lo metto qua davanti e Marek mette il suo astuccio. Vai Marek. Davanti o dietro? Dove vuoi tu? Fatti 5. Fatti 5. Vai papà. Batti 5 con papà. Ora vado a prendere le etichette. Ho detto le etichette sulla merita. Non so perché. Tra l'altro, ma tanto tutto questa settimana qua non serve. Ok, vado. Non ci avrei tutto pronto. Di mare, ancora non ci credo. Fammi vedere come te lo metti questa cosa, fammi vedere. Vieni, dai. Fammi vedere come metti lo zaino. Come sta andando proprio, vieni. Ah, è più grosso di lui. Che bello che sei. Mica è pesante. Ah sì, molto pesante. Mi sta pure graffiando il collo. Comunque è bello. Guarda, madre. Voglio fare una piscina con il Lego. Stai crescendo, amore mio. La piscina con il Lego, Marek, ora dobbiamo andare a nanna. Buonanotte e buona scuola domani. Bacio papà. Bacio mamma. Buonanotte piccolo. Dormiglione. Dormiglione di mamma. Buongiorno. Boom. Ehi, dobbiamo prepararci, mammina. Dobbiamo andare a scuola, Marek. Chi è che fa il primo giorno di scuola oggi? Forza, su. È finita la pacchia. È finita la pacchia. È finita la pacchia. Ragazzi, buongiorno. Aia, benvenute in questo nuovissimo vlog. Il nostro primo giorno di scuola. Indovinate un po'? Sono le 8.02, quindi siamo già in ritardo. Però qui c'è un teenager. Cioè, non ha capito che oggi inizia la scuola. Ci sbrighiamo. Che fai con le cuffie, la TV? Aspetta, non dai, su. La colazione, preparo il panino con... Ieri te la sei preparato da solo la colazione, dai. Facciamo sto panino con la Nutella che poi andiamo a scuola. Io non ho fame, beato lui, non c'ho poco fame.
Allora, ragazze, io qui ho messo la merenda, ne ho messo due briochine in realtà, col succo di frutta, so che non è super sano, ma siamo in ritardo, cosa vi devo dire? Vabbè, e poi la tovaglietta per la merenda, e dentro ci sono anche i fazzoletti. Poi qui gli ho messo la sacca, come all'asilo, perché le maestre ci hanno chiesto comunque un cambio, l'asciugamano e un bicchiere, ho messo tutto qua dentro. E poi qui dentro ovviamente c'è il diario, c'è tutto quello che abbiamo messo ieri sera. Io adesso penso che lo zaino lo possiamo chiudere, io e Marek facciamo la foto di rito e andiamo a scuola. La foto della prima elementare, io ho tutte le foto, dalla prima, primo anno di asilo al terzo. Adesso facciamo tutte quelle delle elementari. Che strano che mi fa, sono già andata in bagno 50 volte stamattina. Voilà. Andiamo, 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 andiamo. Mamma mia, guardate la mia casa com'è. Ta-da! Vabbè, non importa. Tanto oggi sono da sola 3 ore e pulisco tutto. Sono più emozionata io di Marek. Marek, guarda dove vai a mamma, che c'hai lo zaino addosso. C'è Mia? L'hai salutata? Andiamo, dai. Dai, amore mio, che sono le 8:15. Facciamo tardi già il primo giorno. Ti tira indietro? È perché è un po' pesante, amore, oggi. Vuoi che lo porto io? Ups. No, tranquilla. Mamma, se cadevano nel tombino. Se cadevano nel tombino eravamo fregati. Andiamo, dai. Arrivati! Allora sta avanti. Siamo arrivati! Non c'è niente da avere paura, Mare. E Mare. Il primo giorno di asilo ti ho accompagnato io. Andato. Mamma mia. Vabbè. Normale, no? Penso maggior parte di noi mamme si commuove, o comunque se non si commuove si emoziona, ma io mi commuovo, che devo fare? Mi commuove anche questo, ragazze, il macello che c'è a casa mia oggi, ma ieri è stata una giornata un po' particolare. No, vabbè, quando c'è mio marito a casa non faccio quasi nulla, dipende, più che altro perché ieri siamo andati alla festa del paese, insomma ci siamo divertiti un po', ho lasciato tutto com'è, infatti ieri sera ci siamo fatti una pizza, poi mio marito ha detto dai andiamo tutti insieme su, prepariamo lo zaino, infatti penso che l'abbiate visto, sicuramente metterò quel pezzo di video che ho registrato. Siamo cene su tutti e tre insieme nel lettone, chi se ne frega, ha ragione. Ha ragione, però oggi poi chi se ne frega, ma tocca sempre a me. Quindi adesso io mi pulisco casa, sono venuti anche i miei genitori ad accompagnare Marek. Che bello, che strano mi fa. Allora, YouTube per me... In primis, è un diario di vita, quindi quello che io sto registrando adesso lo faccio perché lo voglio tenere con me, quindi voi sapete che io ho aperto il canale perché appunto per me YouTube è un diario, prima di tutto, oltre che sinceramente parlando è anche diventato, grazie a Dio, un lavoro, ma in primis è sempre e rimarrà per me sempre per sempre il diario di vita. E poi è inutile che ci prendiamo in giro perché, come ben sapete, con YouTube si guadagnano anche dei soldini. Io ho aperto la partita IVA appunto proprio per dichiarare questi guadagni, quindi per me è anche un lavoro, ma prima di tutto il mio diario di vita, quindi è giusto che io riprenda anche questi momenti perché un domani li posso riguardare, come quando, ragazze, io mi riguardo tante volte il primo giorno di asilo di Mare, che io so che ve lo ricordate anche voi. Ve lo riguardate perché in tante me l'avete scritto proprio in questi giorni. E per me è bellissimo vedere Marek che a malapena riuscivo a parlare bene, che non capiva bene cosa dovesse fare, dove dovesse andare, era piccolo piccolo, vi lascio la foto qua, vediamo se mi ricordo, vi lascio qualche foto, qualche ricordo, era uno scricciolino, adesso è altissimo perché Marek è alto circa 1,22-1,23 m, quindi bello alto, non so da chi ha preso, dalla mamma no di sicuro, che io non arrivo neanche a 1,60 m, sono 1,58 m, mio marito è 1,73 m, non è basso ma non è neanche altissimo, e Marek invece è proprio alto, infatti della sua classe è il bimbo più alto, ma attenzione, io in prima elementare ero la più alta di tutte, in prima media ero la più bassa, quindi
Mi spiace dirlo, ma non dobbiamo cantare vittoria sull'altezza di mare. No, vabbè, comunque mio nonno è alto, mio papà anche è un'altezza normale, 1,70. Ma mio nonno, dalla parte di mia mamma, è alto, e i miei cugini, la maggior parte sono tutti alti, i miei zii sono alti, quindi magari ha preso da loro. Vabbè, comunque. Andata. Stamattina Marek comunque era tranquillo, perché per lui, ragazze, è come spostarsi solo di scuola, gli amici sono gli stessi, quindi mi rendo conto che è più facile, no? Iniziare con facce praticamente che tu hai visto sempre, non conosciute di più, perché sono cresciuti insieme questi bimbi. E, immagino se l'avessi mandato nell'altra scuola, che all'inizio avevo iscritto Marek in un'altra scuola, poi ho cambiato in corso d'opera e l'ho iscritto dove andavano tutti gli altri, il suo stato d'animo sicuramente ci si sarebbe abituato, come si abituano tutti i bimbi, lo so. Però mi ha fatto piacere potergli dare questa piccola agevolazione, essendo Marek un bambino, anche se non so che non si direbbe, perché voi lo vedete comunque sempre molto allegro, super vivace, però Marek è molto sensibile e molto emotivo e a tratti anche molto timido. È un bimbo abbastanza chiuso. Voi direte: Marek, sì, Marek è un bimbo che fa fatica, una fatica estrema a... come posso dire, a gestire le emozioni e a far vedere il suo vero stato d'animo del momento, con la sua allegria, con la sua vivacità. Lui nasconde tutte le sue insicurezze, quindi quando anche ho detto alle maestre che avevo cambiato idea, loro mi hanno fatto praticamente un applauso, mi hanno detto: brava mamma, hai fatto la scelta migliore per Marek. Comunque dai, niente, adesso io posso fare colazione, mi sono rilassata stamattina, non ho neanche mangiato, il bagno è stato il mio migliore amico stamattina, perché ragazze non vi dico l'ansia, però è andata, adesso io non vedo l'ora già di andarlo a prendere, perché voglio sapere, sono curiosa, devo sapere. Niente, dai, non mi voglio annoiare con le chiacchiere dopo. Rieccomi qua un po' di ore dopo, sono riuscita a fare non tutto, ma quasi. Poi è arrivato il corriere, dopo vi faccio vedere che cosa ho ordinato su Amazon, perché dovevo prenderla già un po', però ve lo faccio vedere dopo. E vado a prendere Marek, poi torno a casa. Non sono riuscita a mettere su pasta e zucca, mio figlio mi ha chiesto pasta e zucca, come gliel'ha fatta nonna Lucia, speriamo di essere all'altezza. E ora vado a prendere, dai, così vediamo cosa ci dice. Mamma, mi è piaciuta prima giornata. Com'è andata? Siete stravolti, avete delle facce. Tutto ok. Mamma, guarda, le piante bruciate. Sono qua, sto tagliando la zucca perché, come vi ho detto prima, devo fare pasta e zucca. Siamo arrivati a casa, Marek pronti via, ha mollato lo zaino ed è andato su di sopra a giocare con le costruzioni. Questa è in camera sua, lo lascio tranquillo, tanto devo cucinare. Ha fatto merenda, penso, per le 10:30, quindi non è super affamato. Poi stamattina questa mamma ingrata gli ha messo due briochine. Volevo tagliargli un po' di frutta, ma eravamo davvero in ritardo. Infatti mi ha detto: mamma, domani voglio la frutta, perché lui è abituato a mangiarsi la frutta a metà mattinata. La brioche se la mangia come tutti i bambini, ma se la mangia la mattina. E lui è abituato a mangiare la frutta al pomeriggio. E effettivamente lo sazia di più, però oggi è andata così. Comunque, insomma, mentre Marek gioca io cucino, mi ha detto: mamma, è andato tutto bene, stai tranquilla, è stata una bella giornata. Sono usciti che sembravano un po' sconvolti, sia lui che il suo amichetto Loris, che sarebbe il suo amichetto del cuore della scuola, perché poi ovviamente c'è anche l'amichetto del cuore che non è della scuola, che è Edo, come ben sapete, sono cresciuti insieme con Edo. Quindi, comunque, sono contenta perché l'ho visto contento, l'ho visto sereno, ho detto: allora domani ci veniamo di nuovo contenti? Sì, mamma, io sono contento di venire, dai. Quindi per i primi giorni forse me la cavo. E mi ha detto: sai mamma, non abbiamo fatto i compiti. Contentissimo, perché lui era terrorizzato dal dover fare i compiti, dal dover iniziare a studiare, quando in realtà non c'è proprio niente da avere paura. Però è preoccupato perché per lui è tutta una novità. Comunque adesso metto su pasta e zucca e più tardi ci aggiorniamo. Vi devo far vedere anche l'acquisto. Stavo guardando dove l'avevo messo, che ho fatto su Amazon, un acquisto super utile, anche perché non potevo più utilizzarlo altrimenti, però finisco qua, mangiamo e poi vi faccio vedere.
ordinato la spazzola per il Dyson, ma non ho preso la spazzola originale, bensì quella universale. L'ho pagata 40 euro, no 38, e quella originale costa sulle 100. Questa qui inoltre, aspettate che provo ad aprirla, l'apro poi ve la faccio vedere meglio. Dicevo, questa qui inoltre davanti ha la lucina, ottimo, davvero. L'unica cosa di cui mi lamentavo io sempre del Dyson, di cui mi sono sempre lamentata, è che non aveva la lucina davanti rispetto magari ad altre aspirapolveri. Questa invece, questa spatola qui ce l'ha, spatola, spazzola, vabbè, come si chiama? È esattamente uguale, cioè anche qui questi qua praticamente ho dovuto ordinarla perché non gira più quella del Dyson. Non so come mai, pure io la pulisco bene sempre, ma non lo so. E questi qua si sono tutti consumati. Vi parlo di quella del Dyson, ma si sono proprio mangiati praticamente. Io quando passo per terra sul pavimento, qui vado a toccare con questo pezzettino di plastica, e infatti su che ho il parquet non lo faccio più perché già me l'ha rovinato un pochino, e quindi era ora di toglierla. Originale mi pare che costi sulle 100 euro ora, però non voglio dire cavolate, ma mi sa che il prezzo è quello, quindi mi sono buttata, ho letto le recensioni che sono tutte ottime, alcune addirittura dicono che la spazzola questa qui è migliore della, di quella originale, non lo so, staremo a vedere, però dicono che è più rumorosa. Ora io ho il filtro lì ad asciugare, quindi appena si asciuga il filtro, che ho lavato ieri o l'altro ieri, la provo, vediamo se riusciamo a provarla insieme, ancora meglio, così vi faccio sapere. Ed è compatibile con V8, V7, V10 e V11 se non sbaglio. Quasi pronta, sono le due, sono quasi le due, mio figlio penso che adesso mi manda a quel paese, mi devo organizzare meglio con i pasti comunque, poi anch'io vado a fare pasta e zucca a l'una, vabbè, l'ho preparata che erano l'una meno un quarto, ora sono le due ed è quasi cotta, dai, mancano giusto 2-3 minuti ed è fatta, ne ho fatta tantissima perché stasera mangerà con noi anche mia mamma, perché mio papà lavora fino a tardi e allora mi ha detto per non stare sola, che dici se vengo da te, quindi stasera la do a lei perché anche a lei piace un sacco, noi mangeremo solo un secondo, però a lei gli faccio assaggiare anche un po' di pasta e zucca, a mio marito non piace, mi piace perché c'è il prezzemolo, ma tanto anche se non mettevo il prezzemolo non se la mangiava lo stesso, quindi niente, ce la pappiamo tutta noi perché è squisita, veramente buona, e niente, adesso mangiamo, da domani mi devo organizzare meglio, cioè non esiste che mangiamo le due, povero bambino. Ce l'abbiamo fatta, Marek. Brucia ancora tanto. Abbiamo aggiunto anche il parmigiano, questo è il mio piatto e lì c'è il piatto di Marecchino e sono le 14:05. Amore, scusami, la mamma non si è organizzata bene oggi. Ti piace? Tieni dritto sto cucchiaio, sennò ti cade tutto. Bravo. Buona? Come no, quella no. Di nonna Lucia, o quella di nonna Lucia forse era più buona? No, ancora più buona la tua. Amore. Siamo usciti un pochino, siamo venuti a prendere un meritatissimo gelato. È vero, Marek? Ehi, pronto? Guarda che brava la nonna che va in giro con i fresh and clean, e mamma no? È venuta anche nonna con noi. Ehi, nonna. Ciao a tutti. Vieni qua. Abbiamo portato un po' Marek al parco, così gioca un po' con i bimbi, si sfoga, e stasera docina e a nanna presto. Volevo metterlo a letto, vorrei metterlo a letto per le 9:30. Speriamo. Ieri sera ci sono riuscita. 9:30, crollato. Vediamo se ci riesco anche stasera. Ho anche stampato delle foto 20x30 perché purtroppo la mia stampante non le stampa, o meglio le stampa ma me le fa strane, quindi io non so se è un problema che di cartuccia perché mi stava finendo la cartuccia, o se è proprio un problema della stampante che è grandi non ce la fa farle, non lo so. Comunque sono andata in dal fotografo e ho fatto prima 10 euro due stampe, un po' caruccio, però vabbè, mi servivano e vedrete poi nel video di venerdì, credo, a cosa mi servono queste foto.
piccolino. E questa è stata la prima foto che ho scattato a mare, anzi no, non è stata la prima. Questa fotografia gliel'ho scattata che era l'una del pomeriggio più o meno, mi ricordo l'orario, perché avevo guardato l'orario e poi gli ho scattato la foto e la primissima foto che gli abbiamo scattato è quando ce l'avevo, quando me l'hanno messo sul seno. Quella è stata la prima foto, ce l'ha scattata mio marito, io non me ne ero neanche accorta, me le sono poi ritrovate sul telefonino. E questa qui invece gliel'ho scattata io una volta che l'hanno poi vestito e l'hanno messo nella culla. Che bello. Lui era nato da... è nato alle 10 e un quarto, Marek, quindi era nato da 2 ore, to. 3 ore, 3 ore qualcosa. Amore mio, comunque mi sto stampando le foto perché sto facendo una cosina che poi vedrete venerdì, che non vedo l'ora di sistemare. Ragazze, ho provato il Dyson e approvatissimo. Allora, praticamente l'unica pecca è esattamente quella che hanno detto nelle recensioni che ho letto su Amazon, cioè che fa più rumore. Ora ve la faccio sentire a velocità media. Allora, aspira benissimo, esattamente come l'altra, però appunto fa un pochino più di rumore. È vero che io pensavo che la spazzola non c'entrasse nulla, in realtà c'entra, perché con l'altra ho notato che è meno rumorosa. E inoltre potrebbe consumare un pochino prima la batteria, perché avendo la luce forse la batteria si consuma prima. Però per me è super approvata, perfetto acquisto, super super top. Ragazze, io mi metto a preparare la cena e chiudo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Inoltre vi ho detto anche, vi ho lasciato scritto in un post che ho pubblicato sabato, che però purtroppo si è già cancellato perché mi durano 24 ore, non so come mai, non riesco a togliere quell'impostazione. Comunque vi ho detto che se riesco vi carico quando e se riesco un video in più il sabato, voi mi avete detto che vi fa super piacere, e il sabato se vi carico un video ve lo carico sempre alle 14, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale. Un bacione, ciao Polo, buonasera.